Proseguono le celebrazioni per il 70° anniversario dalla fondazione della CNA di Ferrara e saranno proprio gli artigiani di Area Ferrara i protagonisti della cerimonia in programma per il prossimo mercoledì 8 giugno nella sala convegni della sede provinciale di CNA Ferrara. La CNA premierà i propri associati di più lungo corso dell'area ferrarese con una cerimonia pubblica a cui parteciperanno le autorità locali e i dirigenti dell'associazione. L'iniziativa, ultima in programma tra le sedi nell'ambito delle celebrazioni per il 70° anniversario della fondazione di CNA Ferrara, vedrà protagonisti gli imprenditori soci da oltre 25 anni, con gli interventi del presidente provinciale di CNA Alberto Minarelli, del presidente dell'area di Ferrara Emanuele Borasio, del sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani e di Diego Benati, direttore di CNA Ferrara. CNA Autoriparazioni Nazionale denuncia il perdurare di una situazione molto critica nella raccolta degli pneumatici fuori uso. Si stanno creando infatti gravi disagi nelle officine, costrette a lavorare con magazzini strapieni di pneumatici sostituiti che non vengono regolarmente ritirati dai consorzi obbligati alla raccolta. Come se non bastasse, i gommisti rischiano pesanti sanzioni per il mancato rispetto delle norme a tutela dell'ambiente. Un problema sollevato da una recente nota di CNA Autoriparazione, ormai diventato permanente a causa delle scelte dei consorzi che, al contrario di quanto previsto dalle norme vigenti, stanno contingentando la quantità di pneumatici ritirata mensilmente. A tale proposito, CNA Autoriparazione, attraverso il proprio presidente nazionale, il ferrarese Franco Mingozzi, rivolge un appello al ministro Galletti perché apra un tavolo di confronto tra le parti con l'obiettivo di individuare soluzioni a questo problema efficaci e durature nel tempo. L'INAIL ha stabilito nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale per interventi di rimozione delle carenze strutturali e miglioramento sismico. Si tratta di un contributo sulle spese sostenute per la messa in sicurezza e l'ottenimento della certificazione di agibilità sismica, provvisoria e definitiva dei fabbricati destinati ad attività produttive. Possono presentare la domanda le imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007, ad eccezione dell'agricoltura. Le imprese devono avere i seguenti requisiti: sede legale e o sede operativa in uno dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del maggio 2012, aver esercitato o esercitare al momento del sisma l'attività all'interno dell'immobile oggetto dell'intervento, aver provveduto a rimuovere le carenze strutturali ed essere in possesso di regolare certificato di agibilità sismica.